contro Salvini De Magistris qualche giorno dopo. La visita del leader della Lega alla mostra d'Oltremare non è ancora un vecchio ricordo, tutt'altro. I due arrestati durante gli scontri di sabato pomeriggio, Luigi Tarantino e Carmine Esposito, sono stati scarcerati. Lo ha deciso il giudice monocratico Luigi Rescigno, che, accogliendo le richieste della procura, ha disposto, dopo la convalida dell'arresto come misura cautelare, l'obbligo di presentazione alla polizia 3 giorni alla settimana. Il processo, invece, è stato fissato per il 17 maggio prossimo. Intanto un corteo di protesta per chiedere libertà per i fermati ha sfilato da Piazza Garibaldi verso il Palazzo di Giustizia. In città però si continua a parlare di quanto accaduto sabato pomeriggio. Circa 200 manifestanti si sono radunati in un corteo pacifico, colorato e ironico. C'era persino un uomo alla guida di una ruspa. Questo fino a quando una frangia violenta si è staccata dal gruppo e ha iniziato a lanciare molotov, petardi, sassi e fumogeni contro le forze dell'ordine che cercavano di impedire alla protesta di arrivare alla mostra d'Oltremare, dove era in corso il comizio del leader del Carroccio. La polizia ha risposto con lacrimogeni, cariche e idranti. I manifestanti si sono dispersi. Oggi si fa la conta dei danni, migliaia di euro tra segnali stradali divelti, cassonetti incendiati e vetri di auto e attività commerciali in frantumi. 6 fermati e 34 contusi, di cui 6 manifestanti, 3 funzionari e 25 tra poliziotti e carabinieri. Questo, invece, il bilancio dei tafferugli. Intanto il comune di Napoli, a detta del sindaco De Magistris, valuterà di costituirsi parte civile per i danni che ci sono stati durante gli scontri. Napoli è parte lesa, spiega il sindaco. Salvini è un pericolo per la democrazia, fa apologia del razzismo e va politicamente contrastato. Non tarda ad arrivare la reazione di Matteo Salvini, che abbraccia i poliziotti e i carabinieri contusi ancora in ospedale e i tanti cittadini del sud. I delinquenti dei centri sociali, come li definisce Salvini, coccolati da De Magistris, rimangano in carcere almeno questa settimana. De Magistris paghi danni e possibilmente, dice ancora Salvini, chiude i centri sociali dove sta questa teppaglia.